musicale, siamo a Doria in provincia di Lecco e qui si è riunito questo fine settimana il direttivo dell'associazione radicale Certi Diritti, ne è uscito fuori un vero e proprio seminario e abbiamo qui Enzo Cucco che fa parte del direttivo. Enzo, allora, l'associazione Certi Diritti si sta organizzando per nuovi appuntamenti, nuove sfide, ce ne vuoi parlare? Sì. Io credo che la sfida principale per noi per il futuro sia continuare in modo intelligente e responsabile le iniziative che noi abbiamo denominato di affermazione civile, ovvero sia il metodo di richiedere uguaglianza e pari diritti per le persone omosessuali, in particolare per quanto riguarda la loro vita di famiglia, di coppia e di famiglia, nei tribunali, visto che nei parlamenti, dove sarebbe il luogo naturale in cui questi diritti si possono e si debbono richiedere, non si può fare. È evidente che il Parlamento italiano oggi è bloccato da questo punto di vista. E nei tribunali invece ci sono delle possibilità, sia nei tribunali italiani che forse anche nei tribunali europei. Questa però è un'azione complessa che ha bisogno di grandi risorse, non soltanto economiche ma proprio umane, di intelligenza, di competenza, di relazioni che bisogna costruire con umiltà ma con determinazione e pensando al futuro. Quindi questo è sicuramente l'impegno principale che noi abbiamo di fronte. E molti dicono che con la sentenza della Corte Costituzionale ci sia stato questo grande no ai matrimoni gay, ma questo non è vero. Ci puoi spiegare meglio un po' come stanno veramente le cose? No, allora, il no al matrimonio c'è stato. E secondo me c'è stato anche con un'argomentazione debolissima. Quello però che la Corte ha detto di veramente rivoluzionario, non per un paese normale, ma di rivoluzionario rispetto al nostro diritto e al nostro pensiero, diciamo così, dominante, è che la Corte ha riconosciuto che esistono le unioni fra persone omosessuali, che sono famiglie e che queste famiglie devono godere degli stessi diritti delle altre famiglie. Questo principio è enunciato un po' così, magari in forma alcune volte in alcuni passaggi non proprio diretti, in realtà è una piccola autentica rivoluzione per il nostro diritto, perché per la prima volta un organismo così importante come la Corte dice esplicitamente che le famiglie omosessuali esistono, ne dà addirittura una definizione. È molto importante, perché su questo noi, questo è il gancio a cui noi possiamo, diciamo così, fare riferimento per continuare le battaglie e continuare il riconoscimento. In più bisogna aggiungere anche una cosa, il parere della Corte Costituzionale, per quanto importante, non è fisso, cioè la Corte Costituzionale si evolve il suo pensiero e quasi sempre nella storia della Corte Costituzionale, rispetto ai temi di rilievo sociale, la Corte è partita da posizioni, diciamo così, conservative e poi ha evoluto la sua posizione, ha fatto evolvere la sua posizione per accogliere la realtà nuova che si è manifestata, perché sia la Corte in se stessa che l'interpretazione della Carta Costituzionale è evolutiva e non può che esserlo, perché la società cambia e quindi bisogna adeguare la normativa e interpretare anche la Carta in modo evolutivo, in relazione ai tempi che si vivono. La Corte Costituzionale ha riconosciuto queste, chiamiamole tra virgolette, nuove, perché nuove non sono, formazioni sociali, gli ha dato ha espresso nella sua sentenza chiaramente che sono meritevoli di un riconoscimento giuridico. Quindi la palla teoricamente sarebbe passata al Parlamento. Il Parlamento da un anno è completamente immobile. Che si fa? Si va in Europa? Sì. Si va in Europa, senza dimenticare che lo scandalo di un Parlamento in ostaggio di una minoranza, Vaticano fondamentalista, è un vero scandalo, non soltanto su questa materia ma su tantissime altre materie. Se voi pensate alla distanza che c'è in questo momento fra il Parlamento italiano, che sta legiferando sul testamento biologico, come sta deliberando, e il parere, quello che pensano gli italiani su questa materia, ci dà la dimensione di quanto questo Parlamento sia veramente soltanto in preda alle lobby, no? E non, diciamo così, in sintonia con il Paese, no?
Quindi sì, bisogna andare in Europa, bisogna fare in modo che gli strumenti che l'Europa ha costruito diventino efficaci anche nel nostro paese, perché poi c'è anche questo, senza però dimenticare di immaginare, di inventarci qualcosa rispetto al nostro Parlamento. Grazie Enzo Cucco. Grazie a voi. Siamo con Iuri Guaiana, sempre dal direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Iuri, tu stai per mandare alle stampe un libro, Stampa Alternativa sarà l'editore, e tratterà l'argomento della famosa sentenza della Corte Costituzionale che si è espressa sul matrimonio gay in Italia. Ce ne vuoi parlare? Certo, allora il libro si intitolerà Dal cuore del diritto, e vuole essere una trascrizione intanto del dibattito che c'è stato alla Corte Costituzionale sulla sentenza 138 del 2010, che ha portato per la prima volta in Italia un organo così importante ad esprimersi sulle questioni del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Faremo un po' una storia di come si è arrivati a questa sentenza, ci saranno gli interventi delle coppie che hanno fatto affermazione civile, perché bisogna ricordare che il merito principale di questo risultato, cioè di avere portato un grandissimo, un importantissimo organo istituzionale italiano a pronunciarsi per la prima volta su un tema attinente ai diritti di uguaglianza in particolare, ma anche ai diritti LGBT, è stato l'impegno delle coppie che, insieme coadiuvati dall'Associazione Radicale Certi Diritti e da Rete Lenford, hanno messo in moto il meccanismo di affermazione civile, per il quale appunto si è riusciti, passando dal comune, dallo stato civile, dagli uffici di stato civile, si è arrivati attraverso tutti i gradi di giudizio in tribunale fino alla Corte Costituzionale. Quindi è stato proprio un percorso che le coppie gay hanno fatto attraverso le istituzioni, dal basso verso l'alto. L'intenzione è proprio quella di popolarizzare questo risultato, popolarizzare anche le parole del diritto, perché è importante l'azione di affermazione civile a due livelli. Uno è quello di portare nelle istituzioni, nell'accademia, anche tra i giuristi, le nostre parole, cioè i nostri desideri, le tematiche LGBT, la sensibilità LGBT, ma dall'altra parte bisogna portare all'interno della società, all'interno del movimento gay, le parole del diritto, cioè tramutare le difficili argomentazioni che i giuristi riescono a fare per garantire piuttosto che denegare alcuni diritti, portarle anche all'interno della comunità, perché per esempio la sentenza 138 del 2010 dice che le coppie omosessuali sono formazioni familiari che hanno diritti fondamentali e che quindi il Parlamento deve garantire questi diritti. Questa è una frase che io adesso qui ho banalizzato, però che nei termini giuridici è secondo me una delle frasi più belle che garantiscono l'essenza delle nostre battaglie. E grazie Iuri Guaiana. Con Gianmario Felicetti siamo a Dorio a questo incontro di direzione dell'Associazione Radicale Certi Diritti, che si è trasformato in un vero e proprio seminario perché ha abbracciato tutto il weekend. E tu sei il coordinatore della campagna Affermazione Civile, si è discusso diffusamente di questo argomento, per cui sono in preparazione nuove iniziative, ce ne puoi parlare direttamente tu? Sono molto volentieri. Praticamente tutti sappiamo che l'anno scorso c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale e quindi diciamo da quel momento in poi c'è stato tutto un momento di riorganizzazione sia delle strategie sia delle azioni possibili, anche e soprattutto della comunicazione. Infatti lavorare su delle nuove impianti giuridici che sono appunto delle cause pilota, quindi del tutto nuove proprio nel contesto sia giuridico che sociale, comporta che è anche poi molto impegnativo comunicare questa novità, questo nuovo modo di pensare l'essere cittadini anche alle persone. Quindi diciamo sono passati oramai un anno, ma finalmente oggi abbiamo un po' tirato le fila, abbiamo visto che comunque abbiamo già 5 coppie
che sono già state inserite in un percorso giuridico per i diritti civili. Due coppie hanno fatto un ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proprio per il diritto al matrimonio, altre due coppie invece faranno un ricorso dalla Spagna per il riconoscimento della nazionalità del figlio che hanno concepito attraverso la procreazione medicalmente assistita e con matrimonio in Spagna. E infine un'altra coppia italo-uruguayana sta facendo un ricorso per il ricongiungimento familiare, poiché appunto in Italia il coniuge sposato in Spagna di un italiano non è riconosciuto come familiare qui in Italia. Noi ci siamo trasferiti dentro perché fuori piove e allora tu ti sei molto impegnato, diciamo, e sei il coordinatore di questa campagna. E nel corso del seminario è stato fatto un vero e proprio briefing proprio con gli avvocati che cureranno queste iniziative, per cui si ritorna nuovamente nei tribunali, per riconoscere i diritti a queste coppie che hanno messo a disposizione la loro storia, la loro storia di vita, per un'affermazione di diritti che adesso resta in Italia oppure si sposta in Europa? No, anche come avevo accennato prima, si sposta in Europa perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale diciamo, abbiamo il trampolino per poter anche interpellare la giustizia a livello europeo. Ma questo è importante perché prima di tutto c'è una legislazione europea con il Trattato di Nizza e la Carta di Nizza e il Trattato di Lisbona e poi anche perché effettivamente tante coppie in Europa o all'estero hanno proprio questa necessità di vedersi riconosciuta in Italia tutto un percorso del loro progetto di vita che si è sviluppato anche al di fuori dell'Italia. D'altronde, essendo l'Italia uno stato in cui le persone non possono sposarsi o unirsi civilmente, devono fare un'altra nazione, e questo poi comporta che sono necessarie delle situazioni di riconoscimento anche per evitare un disordine pubblico per il fatto che una persona può circolare liberamente in alcune nazioni e non in altre dell'Europa, oppure che in una nazione è coniuge e in un'altra nazione non è nessuno. Grazie Gianmario Felicetti. Siamo con Sergio Rovasio qui alla riunione di direttivo, la direzione dell'Associazione Radicale Certi Diritti, che come dicevo prima nelle altre interviste è diventato un vero e proprio seminario, che ha fatto il punto sulle attività svolte fino adesso dall'associazione e che punta a riorganizzare e a rilanciare nuove attività, nuove sfide anche politiche dall'associazione. Ce ne vuoi parlare tu, Sergio? Ma sì, come hai già detto tutto tu, quindi siamo qui per fare un po' di analisi su quello che è la nostra associazione, su quelli che sono i temi che hanno caratterizzato fino ad oggi il suo impegno da quando è nata nel 2008. E stiamo cercando di capire come cercare di non sopravvivere ma di essere più creativi nelle nostre proposte politiche, e tutto questo lo possiamo fare grazie alle persone straordinarie che compongono il direttivo, che con la loro azione, con il loro impegno, dal tesoriere alla presidente Rita Bernardini, che non è potuta venire perché sta al 40° giorno di sciopero della fame, al nostro webmaster Giovanni Bastianelli, ad Enzo Cucco e poi a tutti quelli che sono arrivati da varie parti d'Italia, stiamo cercando di dare e di fare un salto qualitativo soprattutto sul piano politico della nostra associazione. Si tratta di capire soprattutto quali sono i fronti di lotta sempre più necessari in questo paese, un paese sempre più disgraziato anche sul fronte dei diritti civili e che necessita sicuramente di impegno e di iniziativa su diversi fronti, non soltanto sui temi appunto che riguardano i diritti delle persone lesbiche e gay, ma anche sui temi più in generale della liberazione sessuale e della lotta alla sessuofobia. L'Euro Pride, che è stato un grande successo a Roma, ha visto la presenza dell'associazione Certi Diritti con un carro, un vero carro fra tutti gli altri. A me è sembrata una manifestazione che è andata benissimo e penso che l'associazione sia stata anche accolta bene in questa iniziativa. Tu che bilancio fai dell'iniziativa dell'Euro Pride? Sicuramente è stata una tappa importantissima anche per tutto ciò che è ruotato intorno all'Euro Pride, tutti gli eventi che ci sono stati, ci sono state centinaia di eventi a margine dell'Euro Pride, da convegni, incontri, meeting di ogni tipo con persone arrivate da tutta Europa, che poi ha avuto
raggiunto il suo culmine in questa straordinaria manifestazione che ha visto centinaia di migliaia di persone, anche qui provenienti da tutta Italia, da tutta Europa. E il bilancio è ottimo, è straordinario, c'è stata una presenza di radicali bellissima, a partire da Marco Pannella, per finire a tutti i militanti arrivati da tutta Italia che in qualche modo sono impegnati, che sono iscritti, che sono militanti per le battaglie di civiltà, per rendere questo paese più civile, per rendere questo paese più moderno. E la cosa più bella forse di questa grandissima manifestazione che si è svolta i primi di giugno a Roma è certamente stato l'evento serale al Circo Massimo, quando è arrivata Lady Gaga, che al di là della parte folcloristica, spettacolare, della più grande pop star del momento forse, sicuramente quello che è stato più di forte impatto a livello planetario, quindi non a livello solo di Roma o italiano, è stato questo suo intervento durato mezz'ora che ha affrontato tutti i temi che in qualche modo sono anche i temi di priorità di lotta politica di certi diritti. Quindi c'è stato questo momento di grande emozione. Io al Circo Massimo non volevo andare, poi alla fine ho deciso di andare lo stesso perché pensavo che Lady Gaga facesse due canzoni e dicesse ciao Italia, buoni spaghetti, invece non è stato questo, è stato un intervento straordinario sui diritti civili, sulle libertà individuali, sul rispetto, sulla tolleranza, sulla non violenza, sulla democrazia, e nessuno si sarebbe aspettato certo che una 25enne pop star mondiale come Lady Gaga avrebbe mai potuto fare un intervento del genere. Le parole erano sue, lo si deve anche all'amministrazione degli Stati Uniti che tramite il suo ambasciatore a Roma ha sicuramente dato, è stato determinante per questo particolarissima conclusione dell'Euro Pride. Credo che noi da certi diritti abbiamo certamente qualcosa da imparare. Se qualcuno può, vada a vedere su YouTube il suo intervento perché è veramente straordinario. Sergio, un'ultima domanda. Allora, qui a Dorio è un po' una formula inedita il seminario per l'associazione Certi Diritti. Non è una formula inedita per i radicali, perché si è sempre usato storicamente questa formula per approfondire i temi, per rilanciare le iniziative e per analizzare approfonditamente le situazioni politiche e capire come proiettarsi nel futuro. Qui nel corso di questo seminario si è parlato del rilancio della comunicazione dell'associazione Certi Diritti, si è parlato del rilancio della campagna iscrizioni, si è parlato del congresso, si è parlato delle nuove iniziative, abbiamo parlato nelle interviste precedenti diffusamente del rilancio pure di Affermazione Civile, che adesso dall'Italia si sposta anche nelle giurisdizioni di giustizia europee. Allora, si è parlato anche del congresso, tu del congresso se ne stai incominciando a parlare già da adesso, quindi in tempi molto ampi, fino a quando si celebrerà verso la fine dell'anno. Cosa ci puoi anticipare su questi temi? La discussione che abbiamo fatto è molto approfondita, ha analizzato diversi aspetti sulle diverse possibilità di dove fare il congresso, quando farlo, in che modo farlo. Il congresso è una tappa importante perché diciamo è il momento in cui si arriva e si riparte, così come la storia e la tradizione radicale insegnano, oltre 50 anni di storia radicale, che è una grande anche università politica, ci ha insegnato che per capire quali sono anche le iniziative che devono avere una capacità di rinnovarsi anche sull'impegno, sul lavoro che si porta avanti, questo tipo di seminari sono molto importanti. Nella storia radicale ne abbiamo fatti tantissimi, ci riuniamo per 3 giorni, ci chiudiamo in modo molto serrato, senza neanche fare il bagno nel laghetto che sta qui di fronte, ci riuniamo, scherziamo, ci nervosiamo, scherziamo, ridiamo, ma è un modo per stare insieme, conoscersi meglio e capire anche rispetto a quello che ognuno può dare, quello che ognuno può offrire in base alla sua esperienza, alla sua passione, al suo impegno civile, tutto volontario ovviamente, si cerca di elaborare una strategia appunto di rinnovo anche dell'azione politica. Io credo che quello che è stato affrontato qui in questi 3 giorni, tra poco concluderemo, sia un grandissimo passo avanti, un passo di crescita importante per la nostra associazione. Abbiamo da luglio alla fine dell'anno, come dicevi, tantissime tappe da raggiungere.
molto impegnative, molto forti a Milano, a Roma e in altre località italiane, e speriamo di poter fare il congresso in tra due località che dobbiamo individuare, che sono Milano e Napoli. Milano offre una ricchezza anche grazie alla vittoria di Pisapia e anche all'elezione di Marco Cappato al Consiglio Comunale, di Yuri Guaiana, che è il nostro dirigente eletto in una zona di Milano, e tutto questo ovviamente poi con Maria Elisa D'Amico, che guida tutta la campagna di affermazione civile insieme a Gianmario Felicetti. Noi dobbiamo capire se questo può essere una sede adatta, e certamente lo può essere, oppure magari andare in una situazione un po' più difficile, per un contesto di impegno più difficile che è la città di Napoli. Anche qui ci sarebbero dei pro e dei contro, stiamo valutando bene come fare, ma entro brevissimo decideremo dove fare tutto questo. Ricordo però che da qui alla fine di dicembre avremo tantissimi eventi, tantissimi congressi, diversi appuntamenti che ci vedranno protagonisti, impegnati direttamente, e chi ci ascolta, chi ci vede, invito davvero a riflettere sul fatto che la nostra azione e il nostro impegno possano andare avanti se c'è anche il sostegno di cittadini, di radicali, di persone che hanno a cuore i temi delle libertà individuali, dei diritti civili e del superamento soprattutto delle diseguaglianze. Grazie, grazie davvero a Sergio Rovasio, segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Grazie, grazie a voi. TV Radicale, Dorio. Gianmario, beh, ci siamo trasferiti un tempo perché...